Alla presentazione di questo libro c'era ovviamente in maggior parte pubblico femminile, quasi esclusivamente, e c'erano anche delle giovani, e sono qui Alice e Palma. Ecco, hanno parlato anche loro, io lascio a loro, voglio dare loro la parola, anche perché erano, devo dire la verità, giovani, molto pochi, quindi eccezionalmente è meritorio anche questa loro presenza. Per quale motivo siete venuti e che cosa avete detto? Allora, noi siamo venuti per presentare il nostro progetto, che è il progetto EVA, che fa parte della consulta dei giovani di quarto e nasce quindi in periferia. Però non si limita alla periferia, ma vuole emergere anche a Napoli. È un progetto antisessista che quindi si interessa di tutte le questioni riguardanti la donna. Siamo venute a questo evento, non ne sapevamo molto in realtà, non abbiamo potuto leggere quelle poche cose che si trovavano su Facebook, però ci sembrava una cosa molto interessante, abbiamo ritenuto quindi opportuno partecipare anche per farci conoscere e per lanciare delle proposte per il percorso di emancipazione della donna. Abbiamo proposto di mobilitarci per l'8 marzo con degli incontri che si terranno mensilmente e in questo modo di costruire un vero e proprio percorso che porti all'8 marzo e che poi non si limiti semplicemente all'8 marzo, cioè l'8 marzo deve essere sì giornata di arrivo ma anche giornata di partenza, per far sì che questi eventi non si limitino all'evento in sé ma che possano continuare con varie giornate che siano di studio, di crescita culturale, di crescita personale e che siano anche giornate di lotta. Cioè, da quello che si è detto oggi, da tutte le persone che hanno partecipato a questo evento, ci aspettiamo la partecipazione alla creazione di un coordinamento femminile che sia poi basato su varie cose, non solo sull'aborto. Alice, posso chiederti quanti anni hai? 19, quasi 20. Perfetto, studi tu? Sì, sono iscritta a Lettere Moderne. Perfetto, Palma, non so se è rimasto qualcosa da dire. Tutto lei purtroppo. Beh, ripeto quello che ha detto, noi abbiamo conosciuto l'evento tramite Facebook e ci siamo interessate perché è già un anno che il nostro collettivo lavora su temi che riguardano la donna, ma cioè la donna in relazione alla società, e quindi la 194 e la libera scelta è, insomma, è stato uno dei temi su cui abbiamo lavorato molto. Noi, come diceva prima Alice, veniamo dalla periferia, però è importante, è fondamentale cercare di raccogliere contatti e far sì che, insomma, si crei una rete campana e nazionale affinché le lotte rivendicative sulla 194 siano sempre più forti. Come diceva lei, è stato importante, eravamo le uniche giovani, però è importante anche raccogliere la testimonianza che lasciano comunque le donne che hanno condotto queste battaglie, le ex femministe, oppure comunque c'è la realizzazione di un libro che ha scritto una ragazza che ha subito un aborto, quindi insomma la testimonianza vera, vissuta. È stato interessante sia per i relatori che c'erano, sia ecco per i contatti che abbiamo avuto. Non altro da aggiungere. Perfetto, volevo chiedervi una cosa, ma questo 8 marzo, ecco, è una, diciamo, festa, insomma, è una ricorrenza che si festeggia sempre. No, infatti non è una festa, è una ricorrenza in cui fino adesso, fino insomma a qualche anno fa, comunque sia, era il momento in cui soprattutto si vedevano le donne, le femministe. Ecco, voi oggi vi definite femministe? Assolutamente no, non ci definiamo femministe. Il femminismo è stato una fase importantissima della storia italiana, cioè della storia del dopoguerra, e se non ci fosse stato il femminismo probabilmente la situazione femminile ora non sarebbe quella che è. Ci sono state delle rivendicazioni importantissime, come la lotta al divorzio, la concessione al divorzio, la concessione all'aborto, però è stato, si deve circoscrivere all'epoca passata, gli anni 60-70, quello che è stato. Noi oggi non ci definiamo femministe perché crediamo che il femminismo si sia estinto, i limiti che abbia avuto il femminismo non debbano essere ripetuti, e quindi dobbiamo allargare i limiti che ha avuto il femminismo, quindi coinvolgendo anche gli uomini, perché gli uomini durante il femminismo non venivano coinvolti per delle motivazioni precise, ora devono essere coinvolti, altrimenti non c'è risposta dall'altra parte, diventa un urlo sordo.
quindi non diciamo a una tematica di genere, ma una tematica sociale. Sì, indubbiamente. Il problema della questione di genere c'è indubbiamente, perché quello che noi riscontriamo spesso nei nostri compagni è che il più delle volte, pur avendo atteggiamenti maschilisti, non se ne rendono conto loro stessi. Però proprio questa presa di coscienza del fatto che la nostra società eticamente impone all'uomo una sorta di maschilismo che si insinua sin dalla nascita nell'uomo, è questo da scardinare. Cioè, noi dobbiamo renderci conto che la società che ci impone determinate regole, queste regole il più delle volte sono a discapito delle donne, e anche gli uomini devono prendere coscienza di questo, devono attivarsi insieme alle donne per poter far sì che la donna si emancipi. Allora, grazie, in bocca al lupo ad Alice e a Palma. Grazie.